a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da di Beauty Bay. Allora, cosa ho potuto acquistare mai da Beauty Bay con lo sconto? Di cosa faccio collezione? Faccio collezione, ve li faccio vedere. Comunque la scatola è così grande. Vi faccio vedere cosa ho acquistato mai. Confezionato così, in questa maniera, e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, per quanto riguarda questi prodotti, erano tutti scontati e ho preso, dei set di pennelli. Sapete tutti il mio amore smisurato per i pennelli e ho preso un bel po' di cioè ho preso tre set di pennelli. Due set di pennelli li ho presi a 16,80 euro, che sono di 12 pezzi. Invece, un altro set di pennelli l'ho preso a 40 euro, 39,60, e sono 18 pezzi. Vi faccio vedere quelli di 12 pezzi. Sono in queste confezioni della marca, faccio vedere adesso la marca, questi Prism, questa è la confezione. Allora, questi venivano inviati direttamente con il cilindro e adesso ve li faccio vedere. Questa è la parte di dentro della scatola, vedete, con tutti questi baci, diamanti, fuoco, le labbra. E questo è il set di pennelli con la B qua sopra in olografica. E vi faccio vedere il set. È bellissimo, l'ho già visto poco fa. Questo è il set di pennello che trovate, sono 12 pezzi, uno più bello dell'altro, vedete, questi sono i colori. Vi faccio vedere un pennello per farvi capire anche com'è fatto e tutto. Allora, questo è il pennello, c'è la ghiera olografica con tutte le sfumature dei colori, con la B qui intagliata, non so se si vede, se si vede. Questo ad esempio con due fibre, abbastanza morbido. Non li ho lavati perché mi sono arrivati oggi, infatti li sto toccando leggermente. Qui ha il segno del fulmine, ma non lo so che cosa significa. No filter, sì, questo è. Ed è un foundation stippling brush, sì, è un per applicare il fondotinta. Lo potete utilizzare come volete. Sinceramente non vedo l'ora di utilizzarli, ma li devo assolutamente lavare. Questi sono, scusate, questi sono tutti gli altri pennelli. Questo per la cipria. Aspettate che li tolgo dal cellophane, tanto io li devo lavare assolutamente prima di utilizzarli. Questo è per l'illuminante. Poi ci sono anche quelli piccolini, vedete? Mi piacciono tantissimo perché hanno questa ghiera in tutta olografica ed è molto molto bella. Comunque sono 12 pennelli, tra cui allora sono 4 viso e tutto il resto per occhi. E questi sono i 7 di pennelli. Sono molto molto morbidi, molto 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 morbidi. Vi apro l'altro per quanto riguarda il viso, che è questo, ed è molto morbido, veramente molto. Mi piace tantissimo anche il manico bianco, cioè molto bello come set. E questi sono per quanto riguarda gli occhi, c'è la sfumatura di applicazione, ovviamente lingua di gatto, ce ne sono svariati tipi. E questo è il primo set che vi faccio vedere, e questo set veniva 16,50 euro. E questo è il primo set. Poi
L'altro set che vi faccio vedere è sempre a 16,50 euro e sempre 12 pezzi. Questa è la scatola. Erano messe con queste buste. La confezione è questa, sempre olografica, con la scritta qui in rilievo. E sono sempre 12 pezzi, dove c'è sempre il fondotinta. Comunque i pezzi sono sempre uguali, cambia il formato del pennello. Questa è la pochettina dove si trovano ed è molto molto carina qui con la scritta e la zip. Ed è molto carina perché è tipo una pochettina da viaggio e all'interno avete i pennelli. Vi faccio vedere la pochettina che è molto carina perché all'interno ha tutti questi disegni, ci sono le labbra, il fulmine, cioè il disegno è molto carino perché questo disegno viene riportato nei 12 pennelli, vedete? Vi faccio vedere un pennello come simbolo di tutti gli altri, per è inutile farmi vedere sempre i soliti pennelli perché sono uguali, il set è uguale. E il pennello è questo, la ghiera è argentata, normale. Pennello sono sempre così con i due colori e poi il manico è nero con tutti questi disegni molto molto belli e la stessa cosa viene riportata in tutti gli altri. Sono molto molto belli, devo dire. Come pennelli sono molto morbidi. Su per giù i pennelli sono tutti uguali, c'è anche quello per il fondotinta, vedete, in due fibre, molto molto carini. Non vedo l'ora di utilizzarli e questi sono dei pennelli con tutta la pochettina e quindi si possono anche portare in giro perché li mettete nella loro pochettina, chiudete e ve li portate. Sembra una pochettina direttamente tipo dei colori, sapete, quelli che utilizzano a scuola ed è molto molto bella, veramente. L'ultimo set di pennelli è quello con 18 pezzi ed è costato 39,60. Questo è costato di più perché i pezzi sono di più e anche perché dove viene contenuti i pennelli ha una doppia funzione. La scatola è così abbastanza grande, a differenza di questa che era, vedete? Di questa. E vi faccio vedere gli altri pennelli. Allora, i pennelli in questione li troverete qui mi assomiglia tantissimo a quello di Giuliana Makeup Delight che ha acquistato, cioè ho acquistato anche di lei i pennelli. Questo è il set, sempre con la B in rilievo qui. E poi, se vedete, ha una cucitura qui laterale. E adesso vediamo il perché. Allora, si apre con una cerniera rose gold, con tutte le scritte qua laterale e qui abbiamo i 18 pennelli. Sono molto molto belli, come vedete ci sono sia quelli per quanto riguarda gli occhi, che sono tutti questi di applicazione, vedete? Ce ne sono di più di applicazione che di sfumatura e da questo lato abbiamo tutti i pennelli viso abbastanza grandi, come sempre. Poi abbassiamo la parte qui dietro. E possiamo agganciare sia per quanto riguarda il primo bottoncino, tipo messo così, tipo appoggiato sulla scrivania, messo così, oppure si può mettere anche più abbassato, se riesco a toglierlo. Tipo così, lo mettete così sulla scrivania e utilizzate tutti i pennelli. Vedete? Utilizzate i pennelli e sono appoggiati sulla scrivania. È molto molto carina come idea. I pennelli li ho toccati e sono abbastanza morbidi. Ve li faccio vedere alcuni. Tolgo la parte di sopra, così riuscirete a vederli. Vedete? Sono questi. Sono molto molto morbidi. Io li tengo la parte della retina per rimanere sempre con la stessa forma perché ancora li devo lavare e sono per il fondotinta, per il blush, illuminante, eccetera, eccetera. E qui abbiamo tutti i pennelli di applicazione, forse questo un po' da sfumatura, ma tutto il resto è tutto d'applicazione. E sono molto molto belli perché questo lo potete utilizzare in entrambi i modi. E sinceramente è utile se dovete andare a truccare qualcuno,
Avete tutti i pennelli qua dentro, potete forse inserire anche qualcos'altro. Ad esempio potete fare tipo qua tutti gli occhi e questi qua li mettete in una pascettina, oppure così com'è sono i pennelli che vi servono di più in assoluto. Mi piace tantissimo, la parte della ghiera è rose gold con la scritta B, con il simbolo B del set. È molto carina, vedete, col simbolo. E poi qua sotto c'è anche un'altra scritta. Mi piace tantissimo il fatto che sia nero, ma nero opaco. E poi i pennelli sono morbidissimi. Questo per il fondotinta è fantastico. Sinceramente mi piacciono come tipo di pennello. Non sono grandi, ma sinceramente mi piacciono tantissimo. E questi sono i set di pennelli che ho preso da Big Day. Questi, come vi ho detto, li ho presi scontati perché c'erano questi sconti. Li ho voluti prendere subito perché appena ho visto il set ne volevo un altro, ma era sold out ed era bianco con i disegni proprio tipo della sirena, una cosa del genere, ed erano fantastici. Li volevo prendere, ma ovviamente erano sold out e quindi no, non l'ho potuto prendere. Niente ragazzi, che dirvi di più? Ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti il mio set di pennelli. Scrivetemi un commentino qua sotto se anche voi fate collezione di pennelli. Io ne faccio collezione, voi avete visto anche in altri video. E niente, che dirvi di più ragazze? Spero che il mio video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ovviamente mettete spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Sono stanchissima. Ciao ciao!